Allora, siamo arrivati al periodo di carnevale, quindi adesso è il momento di cominciare a produrre le bugie. Montagnetta di farina, un chilo di farina. Saltare la buccia del limone. Limone non trattato, perché grattugiamo la buccia. Un paio d'etti di zucchero circa. Due etti circa di burro. Si scalda un attimino prima per aiutare a lavorare l'impasto. A questo punto si deve solo che impastare. Prova. In ultimo aggiungiamo la vanillina, una bustina di vanillina su un chilo di farina e un pizzico di consueto sale e poi si lavora fino a ridurlo e a portarlo in una bella pallottola. Verrà tagliato in piccole parti che verranno elaborate poi con la famosa nonna papera, come viene definito in televisione da alcuni nostri, diciamo, colleghi. Una volta resa in queste strisce, viene tagliata ulteriormente in tre parti e poi viene incisa nella parte centrale con la rondella. E poi manualmente, una volta segnata in mezzo con la rondellina, viene presa con le mani e viene presa a farfalla. Ora lo guardiamo, viene presa e tirata con le mani e con le dita in questa maniera. Queste bugie vengono prese, naturalmente messe nell'olio bollente, messe in un tegame con un po' di carta che assorba l'eccessivo frittura, lasciamo steppare appena appena dal calore, vengono prese con lo zucchero a velo in maniera presentabile. E queste sono le prime bugie di quest'anno.